Dopo la pausa forzata dovuta alle pessime condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, oggi siamo tornati al lavoro e torniamo in diretta dallo scavo, dai nostri cantieri di scavo. Mentre si continua a lavorare nell'area nord, quindi diciamo sulla Summa Cavea, siamo tornati al nostro saggio sul lato sud-occidentale dell'edificio teatrale, dove avevamo ampliato il nostro scavo alla ricerca dei cameroni di sostegno della cavea in questo settore. La situazione che abbiamo trovato è decisamente più complessa di quella che ci aspettavamo ed è una situazione che ancora non siamo assolutamente in grado di interpretare con certezza. Quello che vediamo oggi è un muro che sembra delimitare sul lato occidentale il camerone, ma che è in realtà probabilmente un muro costruito in un momento successivo a quello della prima fase dell'edificio. Così sembrerebbe a guardare la tecnica costruttiva e il fatto che ci sono all'interno della struttura anche diversi blocchi chiaramente di riuso. Mentre è possibile, ma anche questo dovrà essere meglio verificato, che il muro, più antico sia costituito da quello che da questa struttura che corre più ad ovest rispetto al muro precedente. Un altro elemento di novità è rappresentato da questa sorta di contrafforti che sembrano avere la funzione di dare un ulteriore sostegno alle strutture e di rafforzarle. Naturalmente quello che sembra anche abbastanza chiaro è che in questa parte ci sono diversi interventi successivi legati probabilmente ad un uso tardo delle strutture con funzioni diverse da quelle originarie. Per quanto riguarda la stratigrafia di quest'area, noi finora abbiamo verificato che al di sotto dello strato di humus attuale si trova uno strato che è probabilmente quello del piano sul quale si camminava fra 700 e 800, perché insieme a tanta ceramica antica vi si ritrovano dei frammenti smaltati.